Paola, tu sei l'effigie, la musa di Paolo Salvati, delle bellissime etichette, ma non solo, in varie espressioni. Un commento accanto su questa serata molto bella. Allora, a caldo. No, devo dire, prima di tutto devo ringraziare Marco perché mi ha dato la possibilità di far parte di un mondo che non conoscevo, una cosa molto intima questa sera è stata. Credi nell'amore? Molto. Quanto credi nell'amore? Ma io credo che sia l'unica grande cosa dell'esistenza e anche proprio chi ha delle potenzialità superiori. E amare anche gli oggetti, e avere interesse è sempre una forma d'amore per le cose, per le persone. Io sono molto così, che mi hanno sempre detto, ma insomma, c'era il mio figlio, diceva, ma tu apri sempre le varate così, chiudi le, aprile poco per volta. Io non sono capace, se una cosa mi piace lo dico, se non è che faccio quelle scene di far finta, no. Ma è un'intervista a cuore perché siamo vicinissimi, è vero. Allora, un parere a caldo su questa splendida serata? C'è stata un'atmosfera magica, fra gente che non si conosce, però si è creato un legame bellissimo. Tutto va merito di Marco. Grazie. Cecilia, che dici? Sì, uguale per me, perché non è la prima volta che tu mi inviti, quindi il totale che ti è sempre questo, amicizia, amore, cibo, bellezza, arte, io ti dico sempre, te lo ribadisco, con te imparo, divento una donna più colta. Grazie. Allora, Donato e Giovanni, due pilastri di questa serata. Io volevo un commento a caldo prima da Donato di questa serata. Il commento a caldo è di una grande energia, senza tempo. Il tempo vibra nella nostra anima, ma è una forza viva. E oggi quello che io ho sentito è che si può stare insieme, l'arte lega, unisce, e tutto ciò che et e non è out, è proprio dell'arte. Questa serata lo ha senz'altro dimostrato. Ergo, il principio dello stare a tavola, vedi? Io passerei a storia, però. Direi di sì. La data della rivoluzione francese. Lascia perdere. Lei non studia, 1700, signor Zullo. Lei non studia. C'è la rivoluzione. 1780. Sì, non mi ricordo la data. Allora, un pensiero sul mantino. No, secondo me allora, la rivoluzione francese, interessante. Evoluzione, ma è stata Caterina che gli ha insegnato il francese per da mangiare. Che gli piaceva. Sempre in Toscana, non gli piaceva la cucina francese. Gli ha rimesso a posto il paese, la Francia e la cucina. Però io ti sollecito una cosa importante, perché ti ricordo che il nostro testimonial è Gualtiero Marchesi. Certo che sì. Che era un tuo amico, anche mio, ma soprattutto tuo. Dai un pensiero a Gualtiero. Allora, Gualtiero c'è in ogni. Allora, Gualtiero sarà sempre con noi, anzi, di più. Questa bella serata mia. E intanto mi ha riempito di gioia, e però mi ha sconvolta un po', perché cioè, posso dirti veramente quel che penso? No. Ecco, penso anche che o sono io magica. No, sei tu magica. Perché è una cosa meravigliosa, che tutta arrivata gente che non conoscevo, che hai non visto? Si conosco tra di loro. È stata una serata fantastica. E ho sentito con ognuno un amore. Sì, e perché poi io se sto bene, veramente, che sono persone splendide, sensibili, ho avuto con tutti quelli con cui ho parlato, ho trovato delle persone fantastiche. E allora dico, ma non so, sarò io che sono un po' matta, perché non è possibile. Invece così, ho trovato tutti che erano favolosi.
È una bella immagine, perché questa sera siamo in mezzo al bello e al buono, che messi insieme fanno l'arte. Meglio di così. Invece, penso che la comunione tra diverse correnti dell'arte sia sempre un buon motivo per un incontro. Bello. Fantastico, meraviglioso.